Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un principio molto efficace per rendere il tuo allenamento, per aumentare la massa muscolare, più veloce e anche per l'appunto efficiente. Il principio si chiama flushing principle o principio dell'afflusso. È molto semplice, nel senso che si tratta semplicemente, sempre usando poco peso, di il momento in cui vai a fare la tua ripetizione, ad esempio le croci ai cavi per i pettorali, ti fermi per qualche secondo, anche 5-10 secondi, in contrazione, in modo tale che per l'appunto che il sangue affluisca meglio e l'acido lattico si accumuli, quindi sentirai pian piano il bruciore, quindi l'affaticamento, e in questo modo potrai per l'appunto focalizzarti in maniera ancora più concreta e precisa sul gruppo muscolare. Quindi ad esempio le croci e i cavi ti rimane in contrazione per 5-10 secondi, dopodiché ritorni a fare la ripetizione normale. Questo puoi farlo ad esempio alla fine della tua serie, quindi fai alla fine della serie per l'appunto, per chiudere per l'appunto in bellezza, poi per l'appunto alla fine delle 12-15 ripetizioni, rimanere in contrazione per 5-10 secondi e poi dopo chiudere la serie. Oppure puoi farlo tranquillamente anche in mezzo alle serie, per l'appunto per ancora una volta colpire un po' il muscolo in maniera inusuale. È molto facile, ripeto, perché la teoria è veramente molto semplice, quindi puoi applicarlo in qualsiasi esercizio. Ad esempio la panca piana, rimarrai in contrazione con le braccia distese per 5-10 secondi, dopodiché continuerai la serie oppure l'avrai già terminata. In questo modo per l'appunto riesci a focalizzarti ancora meglio sul gruppo muscolare, quindi per sentirlo lavorare al meglio, e permetti al sangue di affluire ancora meglio e sentirai per l'appunto, come ti accennavo prima, pian piano il bruciore che aumenta e quindi anche di conseguenza poi anche lo stress a carico del muscolo, lo stimolo e quindi anche l'efficacia nell'aumentare la massa muscolare. Quindi il principio dell'afflusso, semplicemente io rimango in contrazione alla fine della serie o della ripetizione per l'appunto per aumentare l'intensità del mio workout. Questo quindi è molto semplice, provalo da subito per vedere gli effetti in maniera concreta sul tuo allenamento. Come sempre ti invito a seguirmi su Facebook e anche sul mio sito. Ciao!